Ceno Game ci porta in una nuova dimensione. Con passione e coraggio siamo pronti a brillare. E Studio 7 TV ci guida ad ogni passo, ad ogni sfida da affrontare. Con orgoglio. Ceno Game Studio 7 TV, intervista di Pietro, il cuore di un campione. Ogni atleta una storia, ogni momento è un'emozione, con coraggio e con determinazione. Studio 7 TV e Sport Piceno Game presentano l'intervista di Pietro, ospite della puntata. Su questa spiaggia come monumenti, com'è difficile farsi notare. Benvenuto alla nuova puntata, abbiamo ospite un cantautore, Leo Tenderiello. La prima domanda che ci sorge spontanea per chi non ti conosce: oggi come descriveresti Leo? Che bella domanda. Una persona che cerca in qualche modo attraverso la scrittura, perché io faccio canzoni ma scrivo anche libri, di definire se stesso e attraverso la scrittura sempre cercare di capire quello che mi circonda attraverso la descrizione, arrivare a delle risposte, cioè forse a porre nuove domande, quindi sono uno che fa domande. E a questo punto parliamo dell'ultimo singolo. Quando nasce questo brano, Le tracce di un'altra donna, quando nasce questo brano, come tra ispirazione, come si sviluppa poi per poter ottenere poi il risultato che abbiamo, che tutti ascoltiamo? È un brano che in realtà ha avuto una lunghissima gestazione. Avevo questa melodia e queste frasi iniziali nate da un'emozione, appunto, che ne descrivo nel brano. Questa donna vista sulla spiaggia e ha attirato il fatto che leggesse questo libro, La coscienza di Zeno, e da lì poi tutta la descrizione rispetto a che vita fa, l'altro chi è in sostanza, che vita fa, che cosa pensa, che cosa gli passa per la testa. Però poi in realtà sono arrivato a quadrare il pezzo, anche se descrivo una situazione, se vogliamo, semplice, perché ho fatto una riflessione un po' più corposa, un po' più profonda rispetto a quello che è la conoscenza delle cose, la conoscenza in generale. E noi la possiamo solo sperimentare, in realtà non la possiamo mai possedere. È il momento della sperimentazione che la conoscenza la fai tua, ma non diventerà mai tua, perché poi finché non sei preso dalla situazione, quando passerà quel momento, la conoscenza passerà. È un po', se vogliamo fare qualche riferimento filosofico, la differenza tra la conoscenza e la sapienza. La sapienza ti viene data da qualcuno, di cui sacerdoti, insomma, eccetera, quindi che portano un verbo di qualcun altro. Invece la conoscenza è qualcosa che tu sperimenti quotidianamente. Quindi questo per fare partire da un concetto importante, anche se io poi descrivo una storia semplice. Però questo significato mi ha dato la spinta poi di portare a termine il brano. Ripeto, anche se descrivo una storia piuttosto quotidiana, però ho bisogno di che ci fosse dietro un substrato culturale un po' più corposo, e quello mi ha aiutato poi a chiudere il pezzo. E invece c'è una copertina dove c'è questo Leo che parte con questi binari, che però in realtà è un binario di parole in fondo, che poi è rappresentato anche nello stesso videoclip, dove ci sono questi personaggi, un pochettino immagini fuori con un treno, con delle donne. Un pochettino rappresenta un po' tutto l'insieme questo disco, cioè questo singolo. Sì, è come se la strada fosse seminata dalle parole della canzone, perché scorrono nel video, poi si vede meglio, no? Scorrono le parole della canzone, quindi
c'è questa poi nostalgia di questo treno alle spalle che già viene immaginato che porterà via questo desiderio, questo amore mai nato e sì, è sempre sulla strada, sempre alla ricerca di qualcosa, ma allo stesso tempo è sulla strada che lasci poi i ricordi, le esperienze vissute e non vissute, le esperienze che avresti voluto vivere e che non hai vissuto, però anche se non le hai vissute, è come se le avessi vissute perché fanno parte comunque del tuo bagaglio emozionale. E l'idea di questa copertina, anche poi riprende nel videoclip, da chi nasce questa idea in fondo? Ma la copertina l'ha creata graficamente, l'idea del binario fatto di parole di mio fratello Enzo, tra l'altro anche lui è compositore, con lui scrivo diverse canzoni, lui è autore delle musiche. Quindi è nata lui proprio ispirato dal testo, dal senso di questa malinconia che è rappresentata dal treno che si porta via poi tutti i sogni. Invece la fotografia è di un amico fotografo bravissimo di Taranto, Sergio Malfatti. E invece questo personaggio, questo viaggiatore, in fondo si potrebbe fermare ad aspettare il treno per poterlo salire, oppure in fondo quel treno ormai comunque vada nei sogni, rimane lì, che comunque continuerà a camminare e vagare senza meta. Chissà, magari avrebbe dovuto il protagonista trovare il coraggio di portare a termine la storia, non fermarsi all'ammirazione, ma magari proporsi e chissà, magari la storia poteva finire che lui torna insieme con lei, viaggiano, magari quello sarà il prossimo pezzo, chissà, non guardare, non lasciar passare i treni, insomma, ma coglierli al volo. E in questo pezzo il treno passa e non viene colto. Si è spettatori anche di questa partenza. Nella realizzazione dei tuoi testi, preferisci essere un po' più longevo, descrittivo, come appunto nella letteratura, oppure come nell'inglese, sei un po' più sintetici, o a volte anche più ermetici, da non far trapelare tutto, ma forse far immaginare? Dipende da quello che scrivo. Per quanto riguarda le canzoni, sono come dire, più emozionali, come se tutti i livelli di scrittura, quello razionale, quello poetico e quello dell'inconscio, fossero tutti su un unico piano. Quindi certe volte è abbastanza intuibile quello che dico, altre volte più ermetico, è un fatto più il linguaggio lirico è così, quindi si pesca in vari registri, sia quello emozionale, come dicevo, sia quello poi razionale, ma sicuramente alla base ci deve essere un'emozione forte che si vuole descrivere. Ecco, io non so dipingere, ma se sapessi dipingere probabilmente so disegnare, ma se sapessi disegnare probabilmente sarei un pittore, quindi le canzoni le concepisco come dei disegni, come se ci fosse un unico piano visivo, però all'interno tanti livelli di me. So se mi sono E spiegato. invece preferisci, le tue canzoni nascono da un beat, da un riff, da una piccola frase, da un suono, oppure da un pensiero, un sogno? Tutte queste cose che hai detto insieme, tutte queste cose, sai, chi scrive è un archiviatore di cose, quindi c'è sempre, vabbè, adesso c'è il cellulare con il blocco, no? Quindi se c'è una frase, se c'è una melodia, c'è il registratore, quindi archivio, accantono, ci sono storie che frullano. Poi a un certo punto nasce quell'idea che, come sai, come se fosse il filo della collana, quando nasce cominci poi a mettere tutte le
le perline a posto o come se fosse un puzzle. Quindi vai a cercare tutti i pezzi che ti servono per comporre quella cosa che c'hai in testa e che non ti abbandona più, che finché non la porti a termine è la missione, che devi assolutamente compiere. Ci vogliono certe volte mesi, certe volte tanti, tanti anni, perché è difficile trovare i pezzi del puzzle che mancano, perché devi cercare la parola giusta, la nota giusta, il risvolto melodico e armonico giusto, quello che tu fai tante prove, però quando non, finché non raggiungi quello che, sai, è come se fosse una parte del tuo corpo. Tant'è vero che quando hai finito un pezzo, tu non baratteresti mai una frase, un togli questo, è come se uno ti dicesse togliti questa mano, mettiamone un'altra, non lo faresti mai. È come se tu avessi aggiunto una parte a te stesso e quindi era quella cosa che stavi cercando. E quindi quando la E trovi diventa una parte di te. invece l'emozione che si prova a suonare dal vivo, perché chiaramente ho suonato molto dal vivo, e quando un palco davanti a un palco c'è cioè davanti la gente che ascolta e li vedi, prende, senti l'energia perché a volte sei concentrato sul brano, comunque vada, sei un po' distaccato dalla sensazione, però l'energia quella che tu trasmetti, che loro ritrasmettono a te e contemporaneamente tu ripuoi quell'energia, quella relazione tra le energie che si nasce, che si infonde. Qual è la tua sensazione in quel momento? Ah, io negli ultimi 15 anni, insomma, il mio live è sempre stato associato alla presentazione dei libri, quindi alterno la riflessione del libro, poi la canzone fa da corollario, o viceversa, il libro fa da corollario le canzoni, è un tutt'uno, associo sempre libri e canzoni, ed è per me fondamentale il rapporto con il pubblico, sia se ci sono 5 persone o 50 o 5, cioè è importante per me cercare di creare un feeling, perché alla fin fine non è un'esibizione, è un cercare una comunicazione che nella vita ti manca. In quel momento hai bisogno proprio di comunicare tutto te stesso. Tutto il tuo te stesso che sta nelle canzoni, che sta nei libri, nelle idee, ed è proprio un fatto carnale, ma allo stesso tempo anche spirituale l'incontro con le altre persone. Quindi è fondamentale per me creare il contatto visivo, ma il contatto sì, anche spirituale ci deve essere. Devo sentire che sono in connessione con chi è alla presentazione, con chi è di fronte a me. Deve essere un dialogo. Mi è capitato, ahimè, delle volte quando vedevo che la situazione non fosse proprio consona, quando mi accorgevo prima magari di cominciare che non si sarebbe potuta creare quella giusta atmosfera, quella che poi meritano l'incontro tra le persone, deve essere attento di rinunciare alla performance. Cioè, per me è fondamentale, perché non è la tournée della star, non abbiamo doveri di quel tipo, e lo devi fare comunque lo spettacolo. Non è vero che lo spettacolo deve necessariamente andare avanti, è come un dialogo. Il dialogo va avanti finché ci sono le condizioni perché esso possa andare avanti ed essere vero, non è un compito da svolgere. E quindi per me il live deve essere così, non è un dovere, ma è assolutamente un modo fondamentale per comunicare con le altre persone, se c'è comunicazione. Se non c'è, allora vuol dire che si è sbagliato qualcosa. Invece in quelle situazioni in cui c'è il rapporto, c'è cioè questa relazione d'amore si sensi, diciamo, associando una frase, e vedere le persone che poi alla fine ti incontrano, ti salutano, ti fanno i complimenti, ma anche poi ti citano, ovunque ti li vedi con quella faccia rilassata, oppure serena, o anche triste, in fondo. La cultura, l'arte non è solo gioia, ma anche riemozione, creare emozioni e far ricordare a persone anche qualche evento particolare. Qual è la tua sensazione vedere in fondo che il tuo messaggio, quello che cercavi di far esprimere, è arrivato a queste persone?
lo si fa per quello, io lo faccio per quello, cioè, quando vedo che poi il tutto si concretizza, e alla fine poi dei live, io vendo i libri, i CD, quando si concretizza, ma non per tanto per la vendita, perché non campo da quello, quindi. Però è come se fosse il gol, no? Cioè, hai giocato bene, poi il gol concretizza, se voi siete di sport, insomma, siete, no? Di casa. E quindi per me è fondamentale. Si dice, no? Spesso si dice io scrivo per me, io canto per me. È vero fino a un certo punto. Canto per me, ma è un bisogno irrefrenabile di comunicare con l'altro. Quindi è vero che lo si fa per se stessi, ma lo si fa per se stessi per comunicare con gli altri. Se non ci fosse la comunicazione, probabilmente non ci sarebbe la continuità. Nel completare i progetti, probabilmente rimarrebbero tutti i pezzi mai conclusi a metà, e l'idea invece di portarli in giro è la spinta che a concludere quindi le cose che hai cominciato, perché hai bisogno di comunicare con le altre persone attraverso i live. Nel momento che si ferma questo, boh, non so che cosa possa succedere. Probabilmente mi fermerei o continuerei a prendere appunti, ma l'idea di portare in giro un progetto, un'idea, il titolo di un libro o il titolo di uno spettacolo o di un album, come se fosse un arricchimento di te stesso. Mi piace molto questa cosa qua. Io ho grande ammirazione poi per gli artisti di strada. Non so, trovare il coraggio di arrivare in un punto, mettersi lì a cantare, cioè esporsi, mettersi, se vogliamo, a nudo, no? Lo trovo veramente, se, per utilizzare un termine aziendale, sfidante, ma di quelle cose che boh, dice una persona perché lo fa, no? Non certo per gli spiccioli che ti lasciano, no? È una cosa incredibile questo fatto che le persone hanno bisogno di esprimere la loro arte di fronte agli altri. C'è una canzone di Paolo Conte che mi ha sempre che mi conquista sempre ogni volta che l'ascolto, ed è un punto di riferimento per me, che è il Pittori della Domenica, no? Immaginare questi pittori che espongono, quindi sconosciuti, che espongono le loro opere in questa piazza, magari dove nessuno se li tira, nessuno li ascolta, però, come dice la canzone, espongono il loro dramma. Cioè, questo bisogno, anche se non hai successo, di metterti a nudo, di portare. È una cosa di un romanticismo disperato, di una disperazione romantica, non so cosa viene prima, che è bellissima, perché forse è l'essenza della vita. Noi, quando si studiava alle scuole elementari, no? L'uomo primitivo che faceva i segni questo bisogno di esprimere, di lasciare un segno di sé, è bellissimo. Ecco, forse perché siamo degli animali sociali, abbiamo bisogno degli altri, anche se siamo disperatamente soli. Il mondo, il Leo scrittore e Leo musicista vivono nella stessa anima e si rappresenta in te. Sì, io sono tutte e due, cioè scrivo i libri e faccio le canzoni. Adesso sto portando a termine un nuovo libro, quindi è quasi finito. Però, sai, ci sono diversi momenti in cui scrivi dei versi, invece la scrittura dei libri è la parte più razionale, quella che, anche se la mia è sempre una scrittura di natura lirica, però lì c'è la trama, è più tema, insomma, sono momenti diversi, la scrittura dei libri è più un laboratorio filosofico, sociologico, che poi sfocia in racconti, poesie, eccetera. Invece la canzone è quasi come se fosse un momento, come ti posso dire, come se andassi dallo psicologo, non so come dire, insomma, come se l'inconscio avesse bisogno di esprimersi in maniera più aperta, ma allo stesso tempo senza dire tutto in modo chiaro.
non so come dire al meglio. E il linguaggio lirico anche lì, però un altro piano. Poi il fatto di associare le parole alla melodia che è un altro. È un altro mistero, ma è un piacere che non si può, non riesco a descrivere al meglio. Cioè, quando canto quello che scrivo, non so, è veramente un fatto spirito, è come se riuscissi a connetterti con un altro livello di realtà che non è quello che vivi, non so come dire, qualcosa di spirituale, qualcosa di. Per me è il piacere più grande, insomma, seppur non dia piacere, un po' contorta, però non so se. Allora, progetti futuri, oltre a promuovere chiaramente il nuovo singolo, ci sono, oltre a poi a lavorare al nuovo libro. Ah, sto inanellando questi singoli, ma nella realtà ho idea di fare un disco, un album, quindi sono in cantiere altri brani che porterò a termine, capire poi quando concludere questo album. La tristezza adesso è che portare in giro la musica diventa sempre più difficile per chi non è un autore di successo, quindi che può mettersi in grandi spazi. Oggi i piccoli spazi sono un po' tristi per la musica d'autore, perché devi sempre entrare in compromessi di situazioni di location, come dicevamo prima, dove il dialogo non è che sia proprio il massimo con chi viene ad ascoltarti, sei sempre attorniato da confusione, gente, non c'è grande rispetto, grande. C'è una cultura musicale probabilmente all'altezza, boh, non so, è difficile. Oggi fai un album, per chi come me non ha un artista di successo, è difficile poi capire come lo puoi portare in giro. Il libro ancora, ma credo ancora per poco, ha questa sacralità, riesce a trovare spazi nelle associazioni, nelle librerie, nelle biblioteche, c'è un po' di. Ma la musica d'autore, la musica in generale, la vedo male. Se non fosse per la rete sarebbe già morta, cioè se non fosse per il fatto che ci sono le piattaforme, c'è cioè YouTube, quindi ti rivolge a un pubblico, però sempre in modo così quasi, in modo virtuale. Quello è un gran peccato, infatti. Ci sono, come dire, delle avvisaglie quasi di disperazione rispetto alle canzoni. È proprio difficile portare le proprie canzoni in giro, a meno che non fanno come molti fanno. Io, ma in passato l'ho fatto anch'io, però se hai un tuo bagaglio si capisce perché. Vabbè, però questo è il momento che viviamo e ce lo teniamo. Ma Un per po' più. l'appunto andiamo avanti. Sì, infatti, ma come la cover di Linus, molto spesso ultimamente si sfruttano le cover band perché attirano un po' più la gente, ma poi suonano musica di altre persone, ma non danno l'anima a quelle canzoni. E a questo punto noi ti ringraziamo per essere stato ospite. Ci diamo appuntamento alla presentazione dell'altro libro, quindi noi saremo ospiti per raccontarci questo nuovo lavoro e a questo punto ci mancano due cose fondamentali, gli indirizzi dove poterti raggiungere, ascoltare e i saluti finali. Ma mi trovate su tutte le piattaforme, basta digitare il mio nome e il mio cognome, Leo Tenneriello con due N e due L, mi trovate su YouTube, su Facebook, su Instagram, su TikTok, insomma, e poi su tutti i negozi digitali, da Spotify, Amazon Music, Apple Music, basta digitare il mio nome e il mio cognome e mi trovate, anzi mi fa piacere se poi mi date un feedback. Io vi ringrazio e quindi vi saluto, vi abbraccio virtualmente, vi ringrazio per avermi dato questa finestra, è sempre un privilegio poter portare le proprie
esperienze, le proprie emozioni, le proprie cose. Quindi quando si riceve ospitalità, a proposito, prima, come dicevamo prima, che è così difficile portare le proprie cose in giro, quindi mi fa onore questo. Quindi veramente un grazie sentito di cuore per avermi ospitato. Sporticino Game ci porta in una nuova dimensione. Con passione e coraggio siamo pronti a brillare. E Studio 7 TV ci guida ad ogni passo, ad ogni sfida da affrontare. Studio 7 TV e Sport Piceno Game hanno presentato l'intervista di Pietro, ospite della puntata. Su questa spiaggia come monumenti, com'è difficile farsi notare.